Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Tanta grazia per la missione in Irlanda con la reliquia del beato Carlo Acutis. Si è conclusa lunedì 18 settembre la missione in Irlanda con una reliquia del beato Carlo Acutis del vescovo diocesano Monsignor Domenico Sorrentino e di Don Anthony Figueiredo, responsabile delle relazioni internazionali della diocesi assisana. La reliquia è arrivata nel Regno Unito mercoledì 13 settembre e per 4 giorni è stata venerata nella cattedrale di Derry, nella città di Tuam, nella chiesa di St. Anne, nella diocesi di Elphin e nella cattedrale di Dromore. Tanti giovani, adulti e famiglie con bambini piccoli e ragazzi hanno partecipato a momenti straordinari di grande spiritualità. Ce li raccontano il vescovo e Don Anthony. Abbiamo portato la reliquia di Carlo in 4 diocesi, incontrato 4 vescovi, ma soprattutto incontrato migliaia e migliaia di persone. Hanno mostrato un interesse veramente eccezionale e ci hanno dato l'impressione di essere alla ricerca di un messaggio, di qualcosa di profondo da vivere. E questo qualcosa, attraverso il sorriso di Carlo, ma anche attraverso l'esperienza, il ricordo di Francesco d'Assisi, di cui abbiamo sempre parlato, questo qualcosa è indubbiamente Gesù, il bisogno di incontrarlo, il bisogno di adorarlo e celebrarlo nell'Eucaristia, il bisogno di portarlo nella vita come il Salvatore, qual è. Davvero ci hanno dato l'impressione, i nostri fratelli, le nostre sorelle d'Irlanda, di un bisogno enorme di ritornare alla esperienza cristiana. Abbiamo già visitato 2 diocesi in giugno, adesso abbiamo visitato altri 4 diocesi. Il santuario internazionale dedicato all'Eucaristia anche alla Vergine Maria. Abbiamo visto migliaia e migliaia di persone che sono venuti. Io ero molto colpito anche dalla predicazione del padre vescovo, perché è stato molto forte, annunciando il carisma, l'amore di Dio, la gioia, era proprio la sua prima omelia, perché tante volte abbiamo visto la gente triste, senza speranza, un po' come Gesù dice, pecore senza pastore. Ed ecco, abbiamo visto un cambiamento tramite la parola di Dio, la predicazione e dopo una testimonianza concreta. Beato Carlo Acutis, un giovane di questo tempo che ha potuto vivere questa fede anche con grande difficoltà nella sua vita, la sua salute, ma sempre con gioia e con coraggio. Novità ed evento al Museo della Memoria. Riprendono anche quest'anno, con l'avvio della scuola e delle attività didattiche, i progetti per gli studenti di ogni ordine e grado al Museo della Memoria Assisi 1943-1944. 11 percorsi con 2 proposte aggiuntive rispetto al passato, caccia al tesoro e gioco dell'oca, che permettono di conoscere e imparare gli aspetti salienti della vicenda storica dei personaggi, dei loro ruoli e dei luoghi in maniera più avvincente. Per avere informazioni o partecipare ai progetti basta mandare una email a assisimuseodellamemoria@gmail.com oppure telefonare ai numeri 075 81 24 83, 075 81 24 67 o consultare le pagine Facebook e Instagram del Museo della Memoria. Ma il Museo della Memoria sarà al centro anche di un importante evento in programma sabato 23 settembre dal titolo Scalata al Tricolore, organizzata dall'Associazione Cicloturistica La Francescana, che partendo da Foligno farà tappa anche al Museo della Memoria e vedrà la partecipazione di campioni benemeriti come Claudio Chiappucci, Gianni Bugno e Roberta Amadeo. Terremoto in Marocco, al via la raccolta fondi. La Caritas della diocesi di Assisi, Nocera Umbra Gualdo Tadino, insieme alla Fondazione Diocesana di Religione Assisi Caritas, lancia una raccolta fondi straordinaria per sostenere la popolazione del Marocco colpita dal terremoto. Chiunque lo desidera può fare una donazione sul conto corrente Fondazione Diocesana di Religione Assisi Caritas, IBAN IT32 Y 0200 83
8278-00010-4548-803. BIC o SWIFT UNCRITM1J12. Causale emergenza Marocco. Alzheimer, una malattia da conoscere. Viva partecipazione al seminario di sensibilizzazione informativo-esperienziale in merito alla presa in carico assistenziale di persone affette dall'Alzheimer, organizzato dall'Ufficio di Pastorale della Salute della Diocesi, dal Centro Diurno Alzheimer del Distretto Sanitario dell'Assisano, dove si è svolto l'incontro sabato scorso 16 settembre, dall'Associazione di Promozione Sociale La Zattera e dal Consorzio Auriga. L'iniziativa, proposta in vista della giornata dell'Alzheimer istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Alzheimer's Disease International, che ricorre il 21 settembre di ogni anno, si è caratterizzata per interessanti interventi e un costruttivo dibattito che ha dato voce anche a toccanti testimonianze di familiari di pazienti che frequentano il centro. La seconda parte del seminario è stata dedicata a far fruire ai presenti attività esperienziali di arte terapia. Dopo un momento di preghiera con Don Maurizio Biagioni, la moderatrice Marina Menna ha sottolineato l'importanza dell'incontro, che si è focalizzato sui molteplici bisogni e sulla sofferenza dei malati e delle loro famiglie. Dobbiamo avere fiducia nella ricerca scientifica sia in ambito diagnostico che farmacologico. Vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie e realtà della diocesi, scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 339 1709 738 o scrivendo un'email a ufficiostampa@diocesiassisi.com. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale.